Buonasera a tutti e bentrovati per questo nuovo episodio di Pillole Musicali. Nell'ultimo episodio abbiamo stilato la classifica dei 5 duetti stranieri più importanti dalla storia della musica mondiale. Quest'oggi è un giorno importantissimo, il 18 giugno 2022. Il 18 giugno 1942 nasceva lui. Posso dire quattro parole. Happy birthday, Sir Paul. 80 anni fa nasceva uno dei mostri sacri della musica mondiale, Paul McCartney, noto per essere uno dei quattro Beatles, ma poi, dopo lo scioglimento della band nel 1970, dopo l'album Let It Be, ha fatto una carriera incredibile, prima con gli Wings e poi anche da solo, in collaborazione anche con tanti artisti, e ho voluto omaggiarlo con una compilation di cinque brani di McCartney. Sono cinque brani che hanno fatto la storia e sono cinque brani del dopo Beatles, perché i Beatles li conoscono tutti, è il dopo che in pochi conoscono, ma il dopo è molto importante per la carriera di McCartney, quindi spero che questo omaggio sia gradito dal pubblico, perché ovviamente è quello l'intento e soprattutto spero che sia importante per far conoscere McCartney anche a chi lo conosceva solo come uno dei quattro ragazzi di Liverpool che hanno scritto la storia della musica. Afraid of the way I love you.
You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you live and let die. Thank you.
Time.
because she's mine. Tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, 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 she's mine. Michael, we're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No, the girl is mine. Thank you.
Sarah.